Ciao a tutti ragazzi, io sono Totei e oggi siamo su di nuovo The Binding of Isaac Afterbirth Plus. L'ultimo episodio, cioè la parte finale con Giuda, che dovevamo fare la parte di Satana, purtroppo ho perso la registrazione, ma come potete vedere non ho potuto vincere. Ho proprio perso all'ultimo secondo, purtroppo. Oggi faremo una partita con Samson, che è sinceramente il mio personaggio preferito. Cioè, tra i miei preferiti, se non il mio preferito. Allora, le sue abilità sono praticamente che quando vieni colpito il suo danno viene aumentato fino, mi sembra, a un qualcosa come 10 di danno, gli statistici di danno. In più inizia con 3 cuori e, insomma, statistiche normali di Isaac. Però appunto questo oggetto che aumenta il suo danno ogni volta che viene colpito in un piano fino a un certo punto, insomma. Intanto abbiamo trovato slot al primo momento, che è un pochetto una rottura di palle, ma vabbè. Proprio prima stanza Sloth. Non mi ricordo manco se è Sloth questo, slot, vabbè. Joker, buono. Molto, molto buono. Ok, prendiamo la nostra chiave e andiamo avanti. Quella lì è una cacca arcobaleno che quando viene distrutta ci recupera tutti i nostri cuori rossi. Perché non mi ha colpito il veleno? Quello lì. Sono incastrato, ragazzi. Sono incastrato. Aia. Facciamo via che è meglio. Ma come vedete abbiamo aumentato il nostro danno di 1, perché siamo stati colpiti 2 volte. Direi di tenerla magari per fine piano, quella lì, quella merda, merda arcobaleno. Ok, stiamo attenti che questi cosi saltellini un pochetto rompipalle lo sono. Andiamo qua. Un oggetto abbastanza inutile. Ma vabbè. Cerchiamo di vincerla lo stesso. Come al solito. Allora. Ok. No, cioè, quell'oggetto non è che fa proprio schifo, schifo, schifo. Però non è manco uno dei più forti. Cioè, è uno dei cosi peggiori. Direi di andare nella stanza del sacrificio, ragazzi. Molto bene. E poi, anzi no, il boss probabilmente ci toppa dei cuori, quindi non la uso la merda arcobaleno per ora. Comunque, abbiamo fatto molto bene ad andare lì, perché abbiamo aumentato il nostro danno di tantissimo. Mi sono fatto prendere come un idiota. Ma vabbè. Ok. Perfetto. Andiamo nel nostro primo boss. Monstro. Come potete vedere non sto andando molto alto, grazie al nostro oggetto, che aumenta il danno appunto in base a quanto siamo venuti colpiti in un piano. Infatti abbiamo 8.33, molto molto forte. Ah, un HP. Vabbè. Andiamo a distruggere quella merda d'arcobaleno e basta. Ok, perfetto, andiamo. Vita siamo messi bene, abbiamo un oggetto, un oggetto extra che non è tanto buono. Speriamo di ottenere qualcosa di buono nel piano successivo. Il lag si sente potentissimo. Cerchiamo di non farci colpire in questo piano. Vabbè. Cerchiamo di non farci colpire e troviamo una stanza satanica come questa. Il gioco ci odia. Tanto. Dai ragazzi, sono un giocatore di GBF. Non è che ho così tanta skill. No, scherzo ragazzi. Scherzo, scherzo. Allora. Full health up. Buono. Joker. Ce lo tiriamo.
Alte HP. Beh, se usiamo tutti questi HP in oggetti OP nella stanza del diavolo, potrebbe essere molto interessante. Oh mio dio, you are a wizard. Dopo un po' si toglie, per fortuna. Una roccia blu. Buono. Finisci in fretta, you're a wizard, ti prego. Sei un cancro. Due bombe. Una bomba, una chiave per due bombe. Beh, vabbè. Cavolo. Ah! Nigerunda, io! Mi sa che se veniamo colpiti e ci toglie la scienza della stanza del diavolo, userò semplicemente la carta. Il Joker. Stai così attenti, non prendi i colpi, veramente alquanto particolare. Ok. Perfetto. Negozio. Non abbiamo monete. Non abbiamo neanche la chiave per entrarci. Un'altra di quelle lì. Arcobaleno. Siamo attenti a non distruggere, magari ci servirà dopo. Anche se, boh, non so. Stavo per distruggerlo. Wow. Sto per fare una cagata assurda. Ok. Cavolo. Per fortuna non c'è andata di sotto a puttane la chance. Wow. Che liscio. Ma proprio mi ha passato accanto. Judgment. Quello della vita. Non mi ricordo se mi toglie la scienza del diavolo, quindi direi di andare prima a fare semplicemente la battaglia con il boss, che è Larry Junior. Cavolo. Fanculo. Rip, scienza di Satana. Userò la carta. Questo. Andiamo qua. E prima di usare la carta del Joker, facciamo questa cosa qua. Un boost di circa del 7 del 6,50% alla fine. Dammi un oggetto, bastardo. Perfetto. Beh, non fa schifissimo. Soprattutto ora che avevamo quella. Che avevamo trovato quella pillola con Health Up. Ok, andiamo dal Joker. Con il Joker. War of Babylon. Mi dispiace, ma no. Rip. Rip carta del Joker. Proprio rippissimo. Una bella brimstone mai, eh. Proprio non la trovo mai. Andiamo qua nella stanza del sacrificio. Nulla. Sono stati sfigati pure lì. Proprio la sfiga over 9000. Ma vabbè. Ah, giusto, giusto. Vi consiglio di andare nel server di Discord che c'ho di sotto. Anche per voi inglesi che. Ci abbiamo molte chat inglesi e stiamo iniziando a cercare gente inglese in modo che possiate stare in compagnia, possiamo dire. Proprio, vabbè.
dettagli. Oddio. Meglio di no. Prima andiamo nella stanza del tesoro. Cioè, se trovo un'altra chiave ci andiamo. Apriamo tutte quelle due casse. Ok, siamo attenti qua. Oddio. Dannatissimo. Ok. Oddio. Salterini di odio. Ci date un bel boost all'attacco, per favore? Che ne abbiamo bisogno? Un qualcosa come DOP, tipo Magic Mushroom. Sarebbe molto gradito. In realtà il nostro cuore, cioè, se è cuore, occhio che sta andando in giro, non è affatto male. Cioè, di solito fa abbastanza schifo, però ci sta aiutando abbastanza. Sono abbastanza sorpreso da lui. Ne ho uccisi altri due da soli. Per vedere il cazzo di occhio mi son fatto colpire. Sono un idiota. A volte sono totalmente idiota, ragazzi. Rendete conto, mi sono fatto colpire per guardare un cavolo di occhio inutile, per vedere che cavolo faceva. Tutto questo è colpa di Brave. Sempre colpa di Brave. Speriamo per un Magic Mushroom. Tanto siamo pieni di bombe. Nulla, eh. RIP Magic Mushroom. RIP. One Max Small. Buono. Ok. Oddio, stiamo attenti qua. E vabbè, mi è incassato la larva con il poi il coso che esplodeva. Not good, man. Not good at all. Ok, he's dead. Let's go. Ci ho provato. Ma ho fallito. Oddio. Oh, Gimpy, buono. Bombe. Buonissimo, Gimpy. Andiamo nella stanza lì della battaglia, come si chiama? Challenge, ecco, stanza della challenge. Che c'hanno due casse d'oro. Potremmo trovarci qualcosa di molto interessante lì dentro, come magari qualche oggetto. Andiamo a vedere. Beh, molta roba. E soldi soprattutto. Ok, stiamo attenti. Perfetto, ok. Grazie al supporto. Madonna, sto. Dicevo che faceva schifo, ma diavolo, mi sta salvando il culo a volte. È tipo. Vabbè.
È tipo quando ha provato a fare Xeno Kosai to Survey da solo con solamente personaggi R. Che non c'ho voglia di fare il video perché è venuto. Cioè, viene una roba troppo lunga. Però, tipo, io ero. Vabbè, ma fanno schifo le R. E in realtà sono. Cioè, facevano un botto di male per essere delle R. Vabbè, sarà semplicemente il mio team che è OP as fuck. Cioè, sì, il team, la build, scusate, la build. Allora, ho aumentato la mia speed. Mi serve molto in questi video che mi piacerebbe farli corti. Quindi molto bene. Andiamo di qua, andiamo dal boss. Negozio, negozio. Vero. Ci andiamo di sicuro. Madonna, sto occhio! Occhio, è l'MVP. Steam sales. Thank you. I'll take this. Ah, rip. Rip. Donerò un po'. Facciamo esplodere pure lui. Perfetto. Ok, salterini, stiamo attenti. Ok, The Fallen. Ok, questo è un po' un Kang come boss. Nigrundaio! Il Nigrundaio potentissimo. What the fuck, Gappi? Oh, mamma, stiamo attenti. Quell'oggetto, nah. È forte, però, nah. Soul Converter, però. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Andiamo. I cuori azzurri sono la vera via. I cuori rossi sono inutili. Andiamo. Allora. Se non sbaglio questo qua a volte ci fa sparare fuoco. Letteralmente. Siamo un cavolo di lanciafiamme. Cavolo, Curse of the Labyrinth del diavolo. Attenti. Ok. Oddio. Curse of the Darkness. Ah, ok. Possiamo trasportarti qua. Come avete visto, abbiamo lanciato il fuoco. No, il fuoco passa anche attraverso. Cioè, vola, nel senso.
Va bene. Abbiamo Steam Sales, quindi sì. PhD. Possiamo provare qualcosa di meglio qua. Blue map. Oddio. Dai ragazzi, proviamo. Per alta roba. Ho donato una moneta per sbaglio. Oh. Anzi, con questo oggetto qua, se abbiamo la fortuna di trovare un altro Steam Sales, abbiamo rotto il gioco. Sappiatelo. E non è una chance così rara, nel senso. Andiamo dal boss e basta. Speriamo che riusciamo a trovarlo. Un altro Steam Sales. Perché se succede, abbiamo vinto. Proprio di sicuro. Un altro oggetto di gappi. Prendiamolo. E beh ragazzi, siamo a 18 minuti 28 e io direi di fermarla qui per oggi. Io sono Doti e ci vediamo al prossimo video di The Binding of Isaac.